direttamente sui quarti di finale. Lima calcia in porta, doppia deviazione da Xin, che poi salva anche quello Kayan e può ripartire il Maritime col pallone lungo per Seluzio, che viene anticipato da Ercolesi e stirata in fallo laterale. 3-0-1. Ha punito anche in Coppa Italia su punizione il Pesaro di Colini. A vicino tocca per Cuzzolina, uno schema Lucayan che come sempre si inginocchia, alza lo sguardo verso il cielo e porta in vantaggio l'acqua e sapone a 4-0-7. Il morso di un fenomeno Lucayan Battista, 1-0. Si era visto per la prima volta in Italia nel 2003. Occhio a Zanchetta che trova Mammarella, diciamo il primo vero intervento della panca. Il tacco di Simi a proseguire per Caio, ricomincia da Simi, c'è Zanchetta che aspetta il pallone, non tira stavolta, con Bissoli la palla sfila, attraversa tutto lo specchio della porta e poi viene sparacchiata via da Coco Wenton. Forse è questa la più grande occasione fino adesso per il Maritano. Cuzzolino forse col sinistro, Lima finge di andare, tocca per Cuzzolino, dal Cin, pazzesco nella parata, in calcio d'angolo. E attacca l'acqua e sapone, brutta uscita del Maritime che si era già complicato la vita col possesso Calderoli, la palla sfila e trova la porta per il 2-0, firmato Calderoli, sinistro un po' sbussato, un po' sporco, forse con la deviazione di Bissoni, raddoppio acqua e sapone. Azione infinita con Simi che lascia scorrere, poi Seluzio al centro, salvataggio clamoroso di Gabriel Lima praticamente sulla linea di porta ad anticipare Thiago Bissoni. Adesso Bissoni prova a chiudere Coco Wellington, il gol numero 3 che porta la serie a gara 3. Lucayan, Calderoli, Coco Wellington, 3-0, l'acqua e sapone, la riporta al Palarom. Zanchetta vuole andare col sinistro, sbaglia la porta, la prende Murillo che calcia da casa sua e firma il punto esclamativo per eccellenza sulla partita, il poker di Murillo Ferrera, 4-0, acqua e sapone. Finisce qui al Palaioni, applausi ironici agli arbitri da parte dei giocatori del Maritime, 4-0 per l'acqua e sapone che riporta in casa la serie, si va a gara 3.